Allora, tappa numero 7 oggi. Ilaria, pensa che gli atleti partono da questa meravigliosa location. Siamo a Manfredonia, nel porto turistico, e arriveranno a Vieste. Sono circa 100 km, non c'è una grande vera salita, ma è tutto frastagliato, quindi devono continuamente salire e scendere, salire e scendere. Questo porterà gli atleti ad essere molto impegnati. Chiaramente una tappa tecnico-tattica che io e te non potremmo mai correre. No. Ragazzi, sappiatelo, perché io e lui siamo qua solo a fare della gran cacciara, è vero o no? Dai, per una volta, per quelli di Liberi TV, facciamo una intervista avevo fatto una presentazione tutta poco seria. Poco, sì, ma no, ma bisogna essere un po' più gogliardiconi, una cosa del genere, no? Oggi fa caldo, no, è vero? Siamo giornata partiti bellissima. Qua, una bellissima tappa. Domani dove andiamo? Domani andiamo in provincia di Pescara. Di Pescara? Non mi ricordo più come si chiama, ma andiamo in provincia di Pescara. A Carmanico Terme, giusto? Sarà una delle tappe, le prime tappe più difficili, che inizieranno da domani, perché inizieranno le salitone sulle montagne, certo, al freddo. Certo. Non ce la godremo più così. Niente più mare, niente più Rocca caldo. Roccaranica, come diceva. Roccaranica. Noi ringraziamo Antonio Abruzzese, quelli di Liberi TV che ci ha seguito in queste tappe da Scigliano, e aspettiamo i peperoncini. Assolutamente. Ciao ragazzi, grazie.